13 partite, 11 di campionato e 2 di Coppa Italia. Termina così l'avventura di Paolo Rachini sulla panchina del Pineto, iniziata lo scorso 7 ottobre nell'immediato post della sconfitta dei biancazzurri contro il Notaresco per 3-1, che era costato il posto a Massimo Epifani. Fatale per Rachini invece la sconfitta di Cattolica di domenica pomeriggio, ma più ancora quella ai rigori col Tolentino ai quarti di finale di Coppa Italia dello scorso 11 dicembre. La competizione nazionale era obiettivo su cui il presidente Silvio Brocco puntava dopo aver compreso che il torneo non sarebbe stato più contendibile dalla sua squadra. Quell'eliminazione è stata quasi decisiva per l'ulteriore cambio di guida tecnica con la dirigenza che riabbraccia ufficialmente Daniele Amaolo, timoniere del Pineto nelle ultime stagioni e con cui ha giocato una semifinale e una finale playoff. La gestione del tecnico marchigiano dunque sembra essere quella che ha dato a Brocco le maggiori garanzie ed ecco perché il ritorno. L'arrivo di Rachini sulla panchina del Pineto aveva dato una sterzata in positivo in termini di risultati al campionato dei biancazzurri, inanellando 3 successi consecutivi, 2-0 alla Jesina, 1-2 al Tolentino e 1-0 con l'Avezzano prima dei 3 pareggi consecutivi con Vastese, Recanatese e Matelica. Tra queste gare anche il successo in Sardegna con la Torres, sempre grazie ai tiri dal dischetto. Rosa peraltro che a dicembre era stata anche parzialmente rivoluzionata sulle indicazioni dell'ormai ex allenatore. Gli addii di Pippi e Sarrizu davanti per riavere Tomassini e Marianeschi, scelte queste che avevano smentito in parte il mercato estivo, quello che aveva portato in dote anche Alessandro, Speranza e Acquadro per un organico troppo lontano dalle prime posizioni e che domenica ha visto altri 3 punti andare in fumo in Romagna. La gestione Rachini si chiude con 5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte e quei pareggi risolti dal dischetto in Coppa. Amaolo da stamattina è di nuovo il tecnico del Pineto, la presentazione venerdì pomeriggio alle 16:30.